Per aumentare le tue vendite grazie ai video, devi cominciare col farli. E per farli, devi trovare il tempo necessario. Oggi vediamo il secondo consiglio del mastino per fare video che spaccano internet e attirano fiumi di clienti. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SaaS del web. E io sono Rebecca Guardianelli, il mastino del web. Molto bene, Rebecca, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della scusa preferita dalla maggior parte degli imprenditori e imprenditrici da fuori per non fare video, ovvero sia la famosissima "ma io non ho tempo". In realtà è un po' una scusa universale, vale per parecchie cosucce, insomma, però molto spesso ci sono degli imprenditori che magari non sono imbarazzati all'idea di mettersi davanti alla telecamera, che hanno anche delle buone idee su quello di cui potrebbero parlare, ma dicono di non avere tempo per fare i video. Il fatto è che questa in realtà è fondamentalmente una scusa, una convinzione mentale, perché in realtà questa cosa del "non ho tempo" nasconde una convinzione, ovvero sia che i video poi non servano così tanto all'interno del tuo processo di crescita aziendale. Ma è così invece, i video sono una parte fondamentale del tuo processo di vendita, non puoi fare a meno dei video per riuscire a vendere oggi, perché sono uno strumento essenziale. È un argomento che approfondiamo in questo video, nel successivo, nel precedente di questa serie, ma il punto è che non puoi farne a meno. Quindi devi metterti l'anima in pace sul fatto che una volta che hai rimosso la vergogna è necessario trovare il tempo per registrare e per parlare dei tuoi contenuti ai tuoi potenziali clienti. Tutto bello sulla carta, ma il 99,99% degli imprenditori non fa altro che sognare di avere giornate di 48 ore. E quindi si domanda, sì vabbè mastino, tu parli facile, ma come si fa a trovare il tempo per fare i video? Sono qui per aiutarti e voglio parlarti proprio di tre strategie molto pratiche, ok, da mettere subito in atto per riuscire a fare i video. La prima strategia è pianificare prima il contenuto. C'è anche questa mi piace un sacchissimo. L'applico da sempre, da 4 esatto. anni. Esatto, sono 4 anni che fai video e comunque pianifichi prima le cose. Non puoi pensare di metterti davanti alla telecamera e parlare a briglia sciolta. Non tanto perché non ci sono cose da dire o perché non hai magari la capacità di metterti davanti alla telecamera, non sto dicendo questo, ma perché andando a braccio perdi tempo, perché perdi il filo del discorso, torni su un argomento più e più volte, magari non riesci a ricordare dove stavi andando con il discorso e quindi non capisci dove devi andare per finirlo, insomma rischi di fare un disastro. Quindi la primissima cosa da fare per riuscire a risparmiare tempo quando fai dei video è pianificare il contenuto. Per pianificarlo puoi procedere in due modi, devi fare un copione oppure una scaletta. Il copione da seguire parola per parola può essere utile per alcuni, la scaletta può essere utile per altri. Il mio consiglio è di procedere sempre però seguendo uno schema diviso in tre step, diciamo, ben precisi, ovvero sia un'introduzione sempre uguale, ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SaaS del web, per esempio. Da-da. Un argomento centrale del discorso, quindi quello di cui vuoi parlare in quella specifica giornata, mi raccomando che sia uno solo, cioè se devi parlare per esempio di come utilizzare un determinato prodotto per pulire le finestre, non ti mettere a parlare anche di come pulire i pavimenti, non ha nessun tipo di senso. Fai prima un video per le finestre e poi un video per i pavimenti e poi chiudi con un invito a fare qualcosa che non è necessariamente compra il mio prodotto, ma può essere scarica questo materiale, iscriviti alla mia newsletter, entra nel mio gruppo Facebook, quello che è più utile alla tua strategia fondamentalmente. L'importante è che tu in ogni caso abbia pianificato con attenzione l'inizio del tuo video, il contenuto centrale e la conclusione, idealmente con introduzione e conclusione sempre uguali e un unico argomento centrale per ogni singolo video. E se non sai di cosa parlare, ti veniamo in aiuto col meraviglioso manuale del modellista. Il modellista, esatto, Umberto Masiello ha scritto "Trasforma le tue parole in soldi", la scrittura persuasiva che alza il tuo fatturato. In che modo ti viene in aiuto questo libro? Non parla solo di parole che persuadono il cliente a comprare, ma anche su quali argomenti concentrarti, ok, con la tua comunicazione per essere più persuasivo, più persuasiva. Quali aspetti del tuo lavoro mostrare prima
prima di altri e come mostrarli. Fondamentalmente è un manuale importantissimo, basilare, che sta all'inizio della tua strategia. Ok, che cosa dico in questo video? Leggi il manuale del modellista, vai su parolesoldi.it, www.parolesoldi.it, e compri la copia di Trasforma le tue parole in soldi, e capirai che cosa dire nei tuoi video, come farli, che tipo di video fare per poter dare veramente un boost importante alla crescita del tuo fatturato. Strategia numero 2. Non registrare tutte le settimane. Questa può sembrare una cosa scontata, ma in realtà è molto utile. Ti spiego meglio che cosa intendo. Se tu vai a registrare tutte le settimane, impazzisci, perché registrare un video anche solo di 5 o 10 minuti prende molto più tempo di quanto tu possa immaginare. In più, il video di solito non viene lasciato al naturale, va un minimo modificato, vanno tagliate magari le parti in cui sbagli una frase, va aggiunta della musica, va caricato su vari canali. È una cosa che, fatta tutte le settimane, rischia di prosciugarti, ok? Perché comunque registrare è faticoso. Anche perché poi stiamo parlando con imprenditori e imprenditrici, il loro lavoro è soprattutto altro, ok? Esattamente. Sì, costruire contenuti, ma sicuramente non riesci a farlo in maniera costante e quindi ti devi organizzare. Quindi il nostro consiglio è: prenditi un pomeriggio, una mattinata, registra 3 o 4 video, e in questa maniera avrai materiale per circa un mese. Perché dico un mese? Perché idealmente dovresti fare un video a settimana, così come è partito il sarto. Adesso ne pubblichiamo molti di più, ma comunque il punto è che all'inizio il modo migliore per partire è un video a settimana, in maniera tale da iniziare a scavare la goccia costantemente con il tuo cliente su misura, per trasformarlo in un fan della tua azienda disposto a comprare da te. Cioè, appena fai una nuova offerta, lui arriva con i soldi in bocca e tu devi soltanto fatturare. Perché te manca il termine specifico. Il termine professionale è il cliente coi denti in bocca, così che arriva proprio come bau bau che ti porta il giornale. Oddio, non ho mai avuto il cane che mi porta il giornale, ma l'ho sempre visto e mi ha fatto un sacco ridere. Strategia numero 3. Impara le tecniche di gestione del tempo. Non riguarda soltanto i video, perché, come dicevo all'inizio, un problema comune di molti imprenditori e imprenditrici è non avere tempo per fare le cose all'interno della loro azienda. Cioè, la maggior parte degli imprenditori e imprenditrici vorrebbe avere giornate di 48 ore. Sta lì e pensa che se avesse più tempo per fare le cose, allora le cose andrebbero meglio, che se potessero dedicare più ore a quella determinata attività, le cose nella loro azienda cambierebbero. Ma nella maggior parte dei casi si pensa che non sia possibile. Molti sono convinti che non ci sia un modo corretto di gestire il tempo e che ci siano semplicemente persone che hanno la capacità di gestire correttamente il loro tempo e altre che invece purtroppo non ce l'hanno. È un'abilità innata, no? Un talento, ci devi nascere. Esatto. E se mi seguite da un po', se conoscete il mastino, sapete che questo discorso mi fa imbestialire. Mi fa imbestialire perché non è reale, perché io non ho parlato a caso di tecniche di gestione del tempo. Quando parlo di tecniche vuol dire che si parla di strategie che si possono imparare, che si possono applicare, che puoi ripetere nel tempo fino a perfezionarle. In questa maniera ti renderai conto che quello che ti serviva davvero non erano giornate più lunghe, ma semplicemente un modo migliore di gestire ogni singola ora di lavoro. Problema: dove trovi le tecniche giuste? Perché online, se ti metti a cercare tecniche di gestione del tempo, trovi la qualunque, dalle docce bollenti oppure gelate alle 4:30 di mattina, alle tecniche che dicono fai questa cosa fino a che non svieni di sonno sulla scrivania. Esistono invece delle tecniche particolari che io e il Sarto abbiamo selezionato e abbiamo inserito all'interno di un videocorso 48 ore al giorno. È un corso che abbiamo creato assieme e io ho insistito molto per rendere questo corso pratico. Okay, significa che all'interno del corso ci sono degli esercizi da fare e da applicare all'interno della tua giornata per riuscire a ottenere più tempo, per rivoluzionare il tuo modo di gestire la tua giornata lavorativa, per smettere di correre dietro l'orologio. Tutto quello che ti serve per riprendere il controllo delle tue giornate è all'interno di questo videocorso che abbiamo fatto io e Sarto insieme. E il tempo di guardarlo e applicarlo. Esattamente, giustamente. Peraltro il corso adesso è in offerta, ci sono una serie di video bonus inclusi nell'acquisto, quindi è veramente un gioiellino che sarebbe un peccato perdere. Quindi ti basta andare su 48orealgiorno.it, 48 scritto in numeri. Esatto, e mettere le mani sulla tua copia che ti arriva comodamente via mail. Quindi
vai, ordina, ti arriva comodamente tutto quello che ti serve via mail e poi ti puoi preparare a rivoluzionare il modo di gestire le tue giornate. Molto bene, abbiamo visto il secondo consiglio del mastino per fare un sacco di video in grado di attirare torme di clienti nella tua azienda. Seguici per il terzo e ultimo consiglio che arriverà settimana prossima. Io sono Enrico Cecchini. Rebecca è il mastino, siamo i sarti del web, il nostro lavoro è aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. Se vuoi leggere qualcosa di più su di noi ci trovi su isartdelweb.it, ma anche sul social così più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao! A presto!